Gli Uffizi Diffusi arrivano anche ad Arezzo con dei capolavori che peraltro tornano ancora su quella che è una delle manifestazioni principali per la città, ma non solo la giosta del Saracino. Beh sì, i tornei di Toscana sono il gioco del ponte, il palio della balestra, ma la giosta del Saracino è il nucleo centrale, inutile negarlo. Per noi è un grande orgoglio riuscire a collaborare con Terre degli Uffizi, i piccoli e grandi musei, e questo in un ambito molto più ampio, insieme alle Gallerie d'Italia del nostro amministratore Intesa San Paolo e anche collaborazione di Fondazione CR Firenze. Quindi i nostri partner sono veramente partner d'eccezione, per questo siamo veramente, veramente orgogliosi, perché oggi iniziamo una riflessione su quelli che erano questi tornei, no? Nel Medioevo erano fonte di forza, di anche, come dire, di abilità, si metteva a mostra le abilità dei vari cavalieri, e oggi invece hanno raggiunto veramente una fase in cui c'è un'identità culturale della città, della Toscana in generale, no? I nostri quartieri, e quindi anche, come dire, un senso di comunità incredibile. Basta vedere le migliaia di persone che riempiono la nostra piazza. Ma così, con tanti giovani. Con tanti giovani, quindi veramente un ponte tra Medioevo e presente. Quindi evidentemente questi eventi hanno saputo evolversi, aggiornarsi e riportare in piazza veramente tanti giovani e tanti anche meno giovani. Quindi c'è proprio una fusione di identità e di comunità. Lì la sentiamo tutta noi. Quindi riuscire a portare, quindi il nostro curatore Riccardo Franci ha messo veramente insieme pezzi molto molto belli che ripercorrono un po' l'evoluzione. Quindi invito anche i quartieristi a visitarla, perché è opportuno che tutti noi conosciamo quali sono anche le origini delle nostre giostre e dei nostri tornei. Come si colloca questa esposizione nel vostro circuito? Io credo che oggi presentiamo una conferma della profondità del lavoro fatto con la Fondazione Bruschi. È evidente che il legame emerge più chiaro quando si portano qui e si condividono collezioni d'arte di proprietà della banca, delle Gallerie d'Italia, ma è evidente che il lavoro di insistere sulle tradizioni, sulla cultura, sulle radici, oggi si percepisce in maniera inequivocabile. Mi fa piacere lavorare al fianco di altre istituzioni importanti, di altri musei, ma la cosa più importante a sottolineare è la relazione, la forte relazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Questo serve a raccontare come sul territorio la sinergia tra realtà private e sistema pubblico di difesa e promozione della cultura funzioni e sia diventata una necessità. La particolarità di questa mostra è la varietà degli oggetti che esponiamo, quindi non ci sono solo dipinti e incisioni, ma abbiamo anche armi, armature e tutta una serie di oggetti che rendono la visita molto variegata, e questo penso sia un punto di forza nei confronti dei visitatori che verranno a vederla. Domanda banale ma doverosa, il pezzo per eccellenza? Ma la star è sicuramente la figura del burattino che ci è stata prestata dal Museo Nazionale del Bargello. È un pezzo molto importante, si pensa sia stato costruito in occasione dei festeggiamenti delle nozze di Francesco I con Bianca Cappello, quindi è un pezzo cinquecentesco che è stato modificato nel tempo per adattarlo a diverse funzioni, ma che nella sua totalità contemporanea è altamente spettacolare.